E dichiaro aperta la seduta di Consiglio Comunale del 29 novembre 2020. La parola al segretario per procedere all'appello.
Allora, tutto pubblico. Lil Lorenzo Giuseppe Sindaco. Presente. Presente. Bosco Ferdinando. Presente. Sorbo Francesco. Presente. Burro Maria Laura. Presente. Presente. Melchiorre Bernardina. Assente. Santorelli Santina presidente, presente. Santillo Giuseppe, presente. Sorbo Maria Antonia, presente. Delise Marina Clementina, presente. Sarogni Michele, presente. Trebiccione Francesco, presente. Mastroianni Margherita, presente. Di Nardo Anna, presente. Allora, presidente, un solo assente e 12 presenti. E in più è presente anche l'assessore Martusciello, Andrea Martusciello. Sì, sì. Ok, segretario, se potete anche segnare che a mezzo protocollo è arrivata una nota dell'assessore Melchiorre che per motivi di salute purtroppo non è potuta essere qui con noi oggi. Ok, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, letture e approvazioni verbali seduta precedente dal numero 36 al numero 51. Ci sono domande o osservazioni? No, quindi passiamo direttamente alle votazioni. Astenuti? 4, segretario, Mastroianni, Farogni, Di Nardo e Trebiccione. Favorevole? Contrari, 0. Allora un attimo, astenuti 4, favorevoli 8. Numero, e indichiamolo, allora sono 8, è giusto o mi sbaglio? Sì. 8, sì. Va bene, 8 favorevoli, 4 astenuti. Scusate, almeno la prima volta me li sì, voglio sì. scrivere, perché poi facciamo come su. Sarogni, Trebiccione, Di Nardo, Mastroianni, sto indicando come e Di Nardo. Va bene. Ok, un attimo la parola al consigliere Sarogni. Tra i documenti sono arrivati. Sì. Sì. È inserito, non so se per noi è l'ordine di allegazione, però anche la delibera, la proposta 50 del precedente consiglio. Sarà un errore nel andare a mettere gli allegati. No, assolutamente no. Ma infatti nell'ordine del giorno 36-51, quindi questa. Dovrebbe essere 35, la, come delibera è la 35, la proposta, ma è un errore. Sarà quindi un errore, ok. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione, utilizzo fondo di riserva, articolo 16 del regolamento di contabilità, delibera di giunta comunale numero 77 del 16-11-2020 e relazione. La parola all'assessore Martusciello. Allora, si tratta di una comunicazione che la giunta fa al consiglio comunale, infatti questa non è soggetta a votazione, è una semplice comunicazione. In pratica si è utilizzato il fondo di riserva per chiudere una lite di qualche lustro fa. Se volete vi leggo se volete vi leggo la relazione, giusto per fare un po' il sum. Sì, perché non l'abbiamo ricevuta questa, perciò. Tanto non è soggetto a votazione, però per sì. Allora, in pratica, per trasparenza è giusto conoscerlo. In pratica abbiamo dovuto attingere dal fondo di riserva 35.000 euro.
perché tutto parte dal fallimento dell'azienda casertana Mobilità Servizi, ACMS, che era creditrice nei confronti del Comune di Casapulla della somma di 99.534.000 euro, in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capo Vetere in data 20 maggio 2008, depositato il 4 giugno 2008, non opposto, e notificato il 23 luglio 2008 e munito di formula esecutiva in data 19 dicembre 2008. In data 8 marzo 2010 è stato notificato al Comune di Casapulla un atto di precetto per il pagamento delle somme ingiunte oltre interessi e spese legali. In data 4 marzo 2011, stante l'inerzia del Comune debitore, è stato notificato successivo atto di precetto per il pagamento delle somme ingiunte, interessi e spese. In data 29/9/2011 il Comune di Casapulla ha stipulato con la CMS un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di 109.561.000 euro, comprensiva di interessi legali, a far data da quando è sorto il debito e fino alla data dell'accordo e delle spettanze a titolo di spese legali all'avvocato officiato. Alla data del 19 luglio 2018 non è stata versata alcuna somma alla società istante, per cui si procede esecutivamente e l'avvocato Brunella Cercone, con nota del 23 luglio 2018, notifica atto di precetto al Comune di Casapulla con il quale si ingiunge il Comune di Casapulla al pagamento della somma complessiva di 115.000 euro, oltre interessi legali fino al soddisfo, l'imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo e le spese varie. In data 21 maggio 2019, presso il Comune di Casapulla, tra il segretario comunale e l'avvocato Brunella Cercone, ha avuto luogo un incontro, dal quale è stato redatto un altro verbale con nota del 21 maggio 2019. Il segretario, sentita l'amministrazione comunale nella persona del commissario straordinario del Comune di Casapulla, ha proposto un altro accordo sulla liquidazione di questo credito vantato dalla società, in cui l'amministrazione comunale ha proposto il pagamento della sorta capitale senza interessi e ha chiesto la rateizzazione del debito su tre esercizi finanziari 2019, 20 e 21 e la liquidazione con la prima rata del 55% dell'intera sorte. L'avvocato Cercone ha accolto l'accordo transattivo con la riserva di sottoporlo agli organi di procedura fallimentare. La curatela e il comitato dei creditori formulavano parere favorevole all'accordo transattivo. Mediante PEC con nota del 20 novembre 2019, l'avvocato Cercone ha intimato il Comune di Casapulla ad ottemperare alla proposta avanzata in data 21 maggio, dato che nessun versamento era pervenuto alla società istante alla suddetta. Con nota del 13 marzo 2020, l'avvocato Brunella Cercone ha notificato al Comune di Casapulla atto di precetto con il quale si ingiunge il Comune di Casapulla alla somma di 121.000 euro, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con nota 20 marzo 2020, il sindaco di Casapulla, a seguito di colloqui telefonici con l'avvocato Cercone, ha ribadito la volontà di definire la questione in linea con gli importi già in passato concordati. Quindi il 10 giugno 2020 è stato formalizzato l'incontro tra il sindaco e l'avvocato, in cui si è stabilito che l'amministrazione comunale si impegna al pagamento del 55% dell'importo di 99.000 euro originario deciso all'epoca entro il 31/12/2020 per un totale di 54.783. Queste somme saranno ricoperte in parte dai 35.000 euro prelevati dal fondo con l'operazione che con la presente intendiamo relazionare e rendicontare e in parte dai fondi derivanti dalla variazione di bilancio approvata dalla giunta comunale del 16 novembre del 2020 e a voi presentata in questa seduta per la ratifica. In pratica si è chiusa una faccenda di quasi 20 anni dove ogni volta si è cercato un accordo per decidere di liquidare questa azienda creditrice nei confronti del Comune, però non si era mai poi conclusa del tutto, perché si prendeva l'accordo ma poi non venivano pagati ufficialmente. E fortunatamente si è trovato un accordo tra il sindaco e l'avvocato nel cercare di non incidere ancora maggiormente con interessi legali, spese varie. Quindi tanto era dovuto per la comunicazione al Consiglio. Prego, la parola a Ferogni. Allora, noi ancora una volta evidenziamo la problematica relativa alla gestione di tutto il contenzioso dell'ente, non oggi ma da tempo, e questa è la dimostrazione palese. Alla luce di questo ulteriore questo ulteriore debito che noi dovremo andare a sostenere, no? Che graverà su tutti i cittadini di Casapulla, ancora una volta ribadiamo e suggeriamo all'amministrazione di
adottare qualche provvedimento in tal senso, perché sono convinto, così come avevamo cercato già di fare qualche anno fa, che molti di questi giudizi avrebbero un risultato diverso se da parte dell'ente ci fosse un'attenzione diversa, soprattutto nella difesa. Molti di questi avvocati o sedicenti tali si insinuano nelle, diciamo, nelle aree di inefficienza che da sempre caratterizzano non solo la macchina amministrativa di Casavulla, ma tutti gli enti, no? Che presi quotidianamente da una serie di problematiche, sia in capo agli uffici sia in capo alle amministrazioni, talvolta non hanno la capacità di seguire attentamente tutti i processi e quindi nel 90%, 95% dei casi il risultato è, diciamo, la sentenza è sempre sfavorevole al comune. A tal proposito ribadisco e ribadiamo, valutate la possibilità di istituire un ufficio legale con dei professionisti interno, con tutte quelle che, diciamo, nelle modalità che riterrete più opportune, affinché questo tipo di episodi non si verifichino più. Anche perché, secondo me, uno che vanta un credito nei confronti di un ente, di un privato, di un'azienda, se io ritengo di aver ragione al 100% e vedo che il comune dall'altro lato non si oppone, parliamo di 10 anni fa, 12 anni fa, dal 2008, secondo me... Quanto? È il 2008, è iniziato il 2008. 2008, infatti... quindi sono, se la matematica, 12 anni. Stavo dicendo, mi sono perso. Quindi, secondo me, uno che vanta un credito da 12 anni e sa di aver ragione, l'ente non si oppone perché probabilmente non avrà visto neanche all'epoca, cosa che può capitare, non avrà visto neanche la sentenza o le carte che sono arrivate. Noi ci troviamo a dover pagare 50, 60, non ricordo con precisione l'importo, e secondo me se ci fossimo difesi in modo diverso e se avessimo fatto opposizione, sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. In questa, così come in altre circostanze, è chiaro che non c'è responsabilità soggettiva di nessuno, però è un ulteriore campanello d'allarme che ci dovrebbe dire a tutti quanti, rimme che li chiama fa, cioè cerchiamo di trovare su una... Su questa tesi io sono d'accordissimo, c'è soltanto un piccolo particolare che mi preme evidenziare. Sì. Noi siamo in amministrazione da un anno e mezzo, di questi casi ne abbiamo già vissuti più di uno. Anche noi. Allora la domanda che mi pongo, io accetto l'invito, sì, però sì, mi pongo una domanda. Sì. La passata, questo è un debito che parte nel 2008, sono passate da quel periodo a oggi tre amministrazioni. Sì. 2008, più una gestione commissariale. Probabilmente era di Ceccio, poi l'amministrazione successiva, l'amministrazione che era condotta dall'attuale minoranza. Il problema è che noi non abbiamo, sono d'accordo sul creare uno staff di avvocati, cioè possiamo pensare tutto quello che vogliamo, però la cosa, il suggerendo dato, sì, mi domando, ma perché nella passata amministrazione non è stato fatto niente, o quantomeno noi agli atti non troviamo nessun tipo di procedura che è stata avviata perché questa cosa si potesse fare. Purtroppo noi da quando siamo insediati, a parte i primi mesi che cercavamo di capire qual era tutta la situazione amministrativa dell'ente, effetto Covid è passato un anno, abbiamo avuto una serie di difficoltà, per cui questo tipo di procedure, questo tipo di percorso noi che volevamo fare, in questo momento qua abbiamo difficoltà e emergenze diverse, non siamo riusciti a farlo. Però ripeto, mi stanno bene i suggerimenti, però mi sembra un po' troppo di parte. Non averlo fatto per l'amministrazione passata, allora, e oggi venire a fare, tra virgolette, un po' il professore, mi sembra poco. No, e te lo spiego subito. Sindaco, io lo so che in questo momento non è facile amministrare, che ci sono una serie di impegni anche, diciamo, mentali, no? Cioè, psicologici, di impegno proprio per la gestione di tutte queste problematiche, e quindi la memoria può fare qualche brutto scherzo, o anche la non conoscenza può fare qualche brutto scherzo, se così si può dire. Noi nella passata amministrazione abbiamo chiamato in comando un dipendente di un altro ente con la qualifica di avvocato, che è stato qui diversi mesi e aveva iniziato a mettere insieme tutte le carte.
Dopo qualche, non mi ricordo il cognome di questa persona, non lo ricordo neanche dall'ente dal quale veniva, comunque era stata qui, è stata qui per dire, com'è? Da Napoli, ma non ricordo quale, proprio perché avvertimmo da subito questa esigenza e subito ci attivammo in tal senso. E questo è tutto agli atti, non lo dico io. Dopo qualche mese, sempre per le stesse problematiche, questioni di bilancio, vincoli, spese del personale e quant'altro, non avemmo la possibilità di mantenere questa persona che aveva iniziato a mettere insieme tutte le procedure in corso, conosciute ovviamente, in capo all'ente comune di Casapubbio. Come detto, dopo qualche mese che cosa succede? Succede che non mi ricordo, ci fu una comunicazione o qualcosa, non potemmo più mantenere questa risorsa che aveva iniziato e poi da lì ci adoperammo internamente. Perché? Prima il segretario Terranò, come già detto, poi lo andremo a rivedere, se non l'avete trovato cercheremo noi, se non ricordo male 2015 e 2017, ci sono due relazioni dei segretari comunali dove viene fatto una sorta di riepilogo, una sorta di si cercava di far emergere con l'ausilio di tutti gli uffici quello che era il contenzioso dell'ente e sicuramente mi ricordo che un anno all'epoca dovemmo stanziare circa 400.000 euro perché erano erano i dati emersi in quel momento, solo quell'anno, e riconoscemmo, se non ricordo male, circa 380.000 euro, a memoria indicativamente quella era la cifra. E vuol dire, quindi c'è stata un'azione. Poi sappiamo benissimo che dopo il primo anno e mezzo, noi vi stiamo, questo l'avrei detto alla fine, lo anticipo adesso, noi come minoranza riteniamo, così come già ribadito a più riprese, riconosciamo il momento di difficoltà e stiamo facendo il nostro ruolo nel modo più responsabile che credo ci possa essere, nel senso che per il bene dei casapullesi non stiamo lì quotidianamente, come già ribadito a più riprese, a puntualizzare anche le cose che non vanno, ovvero ce lo diciamo, lo facciamo presente, senza dover creare il clamore mediatico, perché questo riteniamo vi faccia lavorare meglio. E farvi lavorare meglio va solo nell'interesse dei casapullesi, e questo è quello che interessa a noi. Ma se avessimo voluto, ribadisco, in passato o anche oggi, potremmo scrivere, ma non è quello che vogliamo, ce lo siamo detti e lo ribadiamo pubblicamente. Ribadisco, nell'interesse esclusivo dei casapullesi. Detto ciò, dopo un anno e mezzo della passata amministrazione, sindaco, tu hai fatto riferimento, quindi è doveroso dirlo, noi siamo stati due anni e mezzo, e poi conosciamo tutti, no, l'epilogo della situazione, con delle persone che all'interno della maggioranza non volevano il bene del paese, ma volevano solo ed esclusivamente creare problemi affinché quell'amministrazione non avesse un prosieguo, si bloccasse. Voglio dire, questo è unanimemente riconosciuto. E poi, qui mi ricollego al discorso che avrei voluto fare alla fine e che faccio adesso, invece faccio i complimenti a questa amministrazione e indirettamente li faccio anche ai casapullesi, perché con un atto di responsabilità, in primis nella persona del Presidente Santorelli e poi anche nella persona del Sindaco, avete deciso di interpellarci, di chiedere un confronto, di confrontarvi su alcune tematiche, e questo vi fa onore. E da parte nostra c'è stata massima disponibilità nel voler accogliere questa vostra proposta proprio nell'interesse dei casapullesi, cosa che invece all'epoca non c'è stata. Perché? Perché ovviamente si dovevano cercare di mettere i bastoni tra le ruote e noi, nonostante le tante difficoltà, siamo riusciti a portare avanti tante cose. E mi complimento anche perché ho letto negli ultimi giorni che avete deciso di dar seguito al progetto dell'Isola Ecologica, così come già dicesti qualche tempo fa, che è un progetto, a Casapulla se ne parla da tanto tempo, anche noi l'avevamo approcciato, lo volevamo realizzare in un modo diverso rispetto al vostro, come approvvigionamento di fondi, con la vendita del diritto di superficie di quello spazio dove c'è l'antenna, voi lo state facendo in modo diverso, ma mi auguro che il risultato sia lo stesso, e poi anche col proseguire una iniziativa che avevamo già progettato, non so se avete fatto riferimento al progetto che avevamo già strutturato all'epoca, quello dell'area fitness in Via Sbarra, che è un progetto molto, soprattutto in questo momento dove c'è l'esigenza
per le persone di dover uscire, di riuscire a poter fare un po' di attività fisica, non potendo andare in palestra in altri posti, realizzando questo progetto, noi siamo pienamente d'accordo con questa vostra iniziativa. D'altronde l'avevamo anche studiata. Vabbè, sì, però io lo non ce ne andiamo, fate tutto voi. Il problema è diverso. Sicuramente l'avevate pensato. Fammi completare e poi dopo intervieni. Il problema è farlo, le cose farle, non pensarlo. Hai ragione. La differenza è proprio. Infatti accetti i complimenti, ma me li prendo. Però prendersi il patrocinio nessun patrocinio. No, assolutamente, sto dicendo. L'isola ecologica se ne parla da 15 anni. Simone interfinisce e poi intervieni tutti quanti. Se il Presidente vi darà la parola, ovviamente. Io ho fatto una premessa. Voi state realizzando un qualcosa di importante che noi condividiamo. Perché l'isola ecologica l'aveva prevista, credo, anche l'amministrazione dell'epoca, Bosch, forse addirittura anche quella di Diceccio, e poi l'avevamo prevista pure noi. Le modalità di realizzazione probabilmente erano diverse, l'approvvigionamento dei fondi. E ho fatto una premessa, ho detto noi vi stiamo facendo lavorare, un po' perché in questo momento, diciamo un anno circa che c'è il Covid, c'è molta minore affluenza all'interno del comune, quindi gli uffici sono anche più liberi per poter lavorare, no? Sono meno personale, però voglio dire, ci stanno le persone giuste, diciamo così, e quindi c'è più facilità e questo va bene. E noi non stiamo lì giorno per giorno a dire sì, no, prim, facim, creiamo il problema. Quindi se questo va a risolvere un problema che sta da 5, da 10, da 15 anni, è una cosa positiva. Ribadito, ti facciamo i complimenti. Però non vogliamo prenderci il patrocinio di nessuna cosa. Cioè, assolutamente, stiamo dicendo facciamo i complimenti a voi che lo state realizzando. E che noi, per quanto mi riguarda, avevamo comunque iniziato a fare. Poi ho detto anche che le motivazioni per le quali molte cose non le abbiamo completate, ma le abbiamo iniziate, le conoscete tutti quanti. Voglio dire, oggi si sta realizzando il progetto del Parco Moselli, e il Parco Moselli, sì, lo state completando voi, e avete iniziato dopo un anno e mezzo con il progetto già pronto, cioè quando tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Un anno e mezzo per realizzarlo, quindi stesso voi vi rendete conto che i tempi della macchina amministrativa sono molto lunghi. A tal proposito, apro e chiudo parentesi, poi lo andremo a verificare. Purtroppo in questi giorni non ho avuto la possibilità di passare in comune per verificarlo, ma ho chiesto a chi all'epoca ha seguito i lavori. Dato che ne parlammo nel precedente Consiglio Comunale, per quanto riguarda la questione del Parco Moselli, da chi ha seguito i lavori all'epoca, è stato per il momento solo verbalmente, quindi non ho avuto modo di constatarlo, ma lo faremo successivamente, in tutta l'area, ad esclusione della parte di via Baccaro e di una parte di via Garibaldi e di una parte della villetta comunale, tutta quell'area era stata oggetto di intervento di jet grouting, quindi certificato agli atti. Questa cosa l'andremo a verificare, perché la volta scorsa tu, sindaco, dicesti forse non era stato oggetto, l'abbiamo modificato, l'abbiamo fatto. Però per il momento, ribadisco solo verbalmente, mi hanno accertato che tutta l'area, anche quella zona, diciamo. Però magari aspettiamo di avere i documenti, così magari. No, quelli dovrebbero stare già qua. Però penso che adesso facciamo un po'. No, stavo solo cercando appena di. Dato che è un argomento abbastanza importante. Importantissimo, quindi anziché magari. Passerò io in comune, semmai stesso col sindaco, gli uffici metteremo un attimo a trovare la documentazione, ma giusto perché sennò passa un messaggio fuorviante, no? Che dice no, ma là siamo intervenuti, non siamo intervenuti, anche perché all'epoca sono stati scelti. Penso che la carta canta, quindi se ci saranno tutti i dati, non avremo lo verificheremo, non sarà nulla di opinabile. Mo passo un attimo chiuso l'argomento, passo la parola nell'ordine all'assessore Martuscello e subito dopo all'assessore Buro. Io in merito all'invito rivolto dal consigliere Saroni, sì. se avete dato un'occhiata al punto 8 che approveremo stamattina, ci sta proprio una piccola sommetta che abbiamo messo per questo obiettivo, controllo di gestione. Abbiamo messo 3.000 euro, un'altra cosa. Abbiamo messo 3.000 euro in bilancio per cercare di avere un'assistenza, una consulenza di qualche
avvocato, qualche commercialista che possa darci. No, no, il controllo di gestione è un'altra attività, poi il segretario nello specifico può darci maggiori informazioni. Però, non è l'ufficio legale. Posso fare un appunto sul perché? È un po' contraddittorio, sì. Perché quando si tratta di aver fatto cose, l'amministrazione Sarò lavorava. No, quando no, non si è stato fatto, non poteva lavorare. Allora mettiamoci d'accordo, se il problema c'era, c'era per parte. Allora noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Sì. Ok? Non è che siamo qui a dire. Io ho iniziato l'intervento facendo i complimenti. Perché ci dobbiamo prendere il buono e il male nell'operazione. E questo sto dicendo. Le cose buone l'ho fatte. Io un anno e mezzo che sto dicendo, dopo che abbiamo riconosciuto 200, 300, 400, valutate questa possibilità, perché il problema ci sta. Questo è quello che sto dicendo. E quando mi viene detto, no, voi non avete fatto niente, io ribadisco con i fatti che invece è stato fatto. Abbiamo preso una persona da un altro ente che dovesse gestire questa cosa, abbiamo attivato delle procedure. Sicuro che qualcosa sia stato fatto e non lo voglio mettere in dubbio, ma se fosse stato fatto avremmo dovuto trovare riscontro in documenti presenti in e ci sta, Nile è stata una persona, è stata qua a lavorare. Purtroppo ci troviamo che non abbiamo in una storia di quello che è successo. Allora, non c'è un elenco di contenziosi, non c'è un elenco di debiti, cioè noi ci troviamo debiti giorno per giorno, sappiamo del debito quando arrivano le comunicazioni degli avvocati al protocollo. Io lo so. Allora, se ci fosse stato veramente un elenco, qualcheduno che avesse fatto un buon lavoro, almeno avremmo avuto un elenco di cose, di che cosa stava in sospeso e che cosa bisognava chiudere. Io non metto in dubbio che l'allora segretario Terranova o il segretario qualche altro che abbia fatto qualche cosa, abbia fatto qualche elenco. Sono può darsi. Però c'è stato un errore di base. Non c'è trasmissione di atti fatti. Che secondo me il passaggio di documenti, il passaggio di consegne, tra virgolette, tra un'amministrazione che se n'è andata, il commissario l'attuale amministrazione, se c'è stato qualche cosa, questi tipi di passaggi non ci sono stati. Con il segretario abbiamo provato a cercare la documentazione, purtroppo ci siamo dovuti fermare davanti a una montagna di carte dove non si capisce niente. Noi ci troviamo puntualmente, negli ultimi, in questo anno abbiamo pagato un sacco di debiti, soltanto debiti che non sapevamo, addirittura la documentazione dove stava, abbiamo dovuto chiedere agli avvocati della parte avversa di farcene copia, perché agli atti non si trova nulla, quindi significa che tutto il lavoro è stato fatto, o è stato fatto male, o non si è dato riscontro a quello che ci sta. Se ci sta qua, ben venga che qualcuno che conosce, venga qua e ci faccia vedere il faldone dove stanno tutti questi documenti, che a noi non ci fa altro che guadagnare tempo e forse risparmiamo qualche altra cosa di soldi, perché la cosa più brutta è trovarsi a dover pagare debiti senza sapere da dove ne vengono, perché vengono e che cosa si è fatto. Allora, quando queste cose mi dicono noi abbiamo lavorato, io non metto in dubbio, però purtroppo il risultato noi non lo vediamo. E questo io è lui. Dico, dato che è chiaro che il problema premessa, io non sto accusando nessuno. No, io non la prendo come accusa, però la prendo come dato di fatto. E le amministrazioni tutte, non solo hanno problemi, perché per tutto quello che si sa, gli enti, l'organizzazione, il personale che è carente, valutate la possibilità di intervenire affinché questo problema si possa risolvere. Allora, io accetto il consiglio, ma è una cosa che noi già avevamo pensato. Purtroppo non ci sono difficoltà operative per poterlo fare. Noi ci siamo trovati ad amministrare una gestione dove abbiamo personale che è il 50% che gestiva l'amministrazione precedente, quindi con tutte le difficoltà operative del caso. Ci troviamo senza dirigenti, tanto è vero che dobbiamo ricorrere a dirigenti esterni per tutto il resto. Per il problema ci siamo passati tutti quanti, dirigenti. No, lo so, purtroppo è la situazione reale, perché però quando si parla tutte queste cose sembra che uno le dimentichi. No, le difficoltà allora c'è. Ascoltate solo in parte quello che io conosco. Conosco anche che c'è ascoltate solo in parte. Non c'è quell'avversità su tutto quello che facciamo. Purtroppo la parola è l'assessore. Verificherò queste cose. Marco Musetti. Allora, ufficio legale. Consigliere Sarogni più volte ha fatto capire che durante la sua amministrazione si è fatto, fin quando poi delle persone che ad oggi sono anche presenti in questa amministrazione lo hanno bloccato nel lavoro, lo hai ripetuto molte volte, ha detto noi abbiamo fatto, poi sapete tutti che non abbiamo più fatto nulla. No, io non ho detto non abbiamo più fatto nulla, anzi.
perché ci hanno bloccato. Siamo stati ostacolati, non bloccati. Allora, siccome io poi in questo momento no, particolare, perché i risultati sono stati... Io non sono per la polemica, perché io sono per... Però dovete infatti ascoltare, tante stanno le registrazioni. Però ti dico che queste persone che erano con te attualmente sono con il sindaco Renzo Lillo e penso che non ci siano nessun problema. Forse lui è più aperto al dialogo e a un lavoro di squadra. C'erano altre motivazioni prima. Tu lavoravi singolarmente o verso persone che erano nel tuo sistema. Quindi io penso che il problema sei tu, ma non siamo noi. Tu o altri facevano altro sistema. No, e ti spiego, perché se avessimo avuto dei problemi noi, l'avremmo avuto anche con l'attuale sindaco. E dipende da quello che uno vuole. No, e io penso che adesso attualmente avete fatto anche complimenti all'attuale sindaco per quello che sta facendo, quindi si sta lavorando tutti insieme, non si lavora nel singolo. L'abbiamo sempre detto. Nessuno ha mai lavorato nel singolo. In un'amministrazione si lavora di squadra. E quindi ci tenevo questo a l'abbiamo sempre fatto cosa. Assessore Buro, l'abbiamo sempre fatto. Un attimo, la parola al consigliere Bosco. Si sentono, visto che siamo qua e mancano un paio d'ore per mangiare, diciamo qualche cosa, sennò ci addormentiamo. Volevo soltanto fare un paio di considerazioni su quanto ha detto il capogruppo di minoranza Sarotti. Capita in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni, di dover pagare dei debiti fuori bilancio. Questo è un fatto che non dipende tanto dall'amministrazione in carica o dal sindaco. Sarotti ha fatto il sindaco, Lillo lo è, io lo sono stato. Il fatto è che c'è molta disorganizzazione a livello comunale. I segretari, i più longevi, durano 6-7-8 mesi. Anche se volessero fare qualcosa, anche se volessero dare una mano forte all'amministrazione, il tempo di capire qualche cosa e se ne vanno, trasferiti, vengono promossi. Io durante le mie amministrazioni saranno passate almeno 20-30 segretari comunali, e quindi per dire che loro sono un po' la longa mano su chi dovrebbero organizzare. Poi i dirigenti sono quel che sono, a loro non tanto interessa se ci viene sotto mano qualcosa. Cercano di mettere nel cassetto o addirittura nel cestino quello che arriva, perché sarebbero problemi per loro. Mi dispiace, talvolta che non hanno tempo, talvolta sono pochi. Comunque è un fatto di disorganizzazione di tutti, è la colpa meno che dell'amministrazione. Io sono stato costretto a pagare durante le mie 3 amministrazioni almeno 2-3 milioni di euro di debiti fuori bilancio per davvero espropri che dovevano essere pagati decenni prima. Diversi milioni di euro solo per gli espropri, per non parlare poi di tantissimi altri contenziosi. Quindi purtroppo sono cose che capitano e non so di chi è specificatamente la colpa, ma di certo non dell'amministrazione, che vorrebbe di certo risolvere così quanto prima questi contenziosi. Poi una piccola considerazione. Io nella passata amministrazione non ne facevo parte direttamente, ma indirettamente sono stato un semplice elettore dell'amministrazione passata, e a quanto pare per un anno c'è stato massimo accordo tra tutti i componenti della maggioranza, tant'è che c'era un consigliere che poi si sarebbe potuto candidare, quindi penso che non aveva nessun interesse a mettere il bastone tra le ruote del carro, ma volevo che le cose si facessero, in quanto che se le cose vanno bene sarebbero andate anche bene per l'eventuale futuribile poi candidato. Quindi per primo anno tutto bene, poi i problemi sono sorti dopo le elezioni al Consiglio regionale. Ma qui devo tornare indietro, ma non perché volessi fare il comizio elettorale, cose che si fa in piazza, purtroppo per rispondere, per farci capire, io qualcosa devo pur dire. Quindi è ritornato al passato Sarogna, e quindi ci ritorno pure io. Il problema è successo dopo le elezioni regionali, il regista occulto, che sono cose evidenti, perché
perché le mette in mezzo queste? Sono cose lapalissiane, evidenti, la gente l'ha capito in Italia, all'estero, a Roma, a Canicattì, ha capito come stanno le cose. Ma perché c'è ritorno? Chi di voi ha messo persone tra loro? Tu ne facevi parte, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Hai nascosto le carte, hai votato contro? Tu burro, che cosa hai fatto? Fatemi che rispondete, avete persone tra loro. L'altro Bosco, Bosco ci stava e non ci sta, pensava ad altre cose, a tutto ha pensato, forse meno che al comune, pensava a tante belle o brutte cose. Quindi non, è stato fatto un discorso, il regista vostro, chi vi guidava, chi sapete quelle cose, i burattinai, come si chiama? Burattinai, e poi sapete, eravate i burattini, e l'ho detto nel comizio, in piazza, e tante volte, prima che mi fa, togliamoci questi, i peggiori sono Burri e Bosco, e allontaniamo. Senti, oggi capite che non si avvicinano con te, si avvicinano con noi, e noi dobbiamo pure rispondere a qualche cosa. Loro dicono sì, una brava persona, buona, e sono d'accordo pure io con te, con loro, che tu sei no, la risposta politica è giusta. Sei una brava persona, perché su questo forse ti stai impegnando molto, molti pochi a pochi avrebbero fatto quello che hai fatto tu. L'ho detto in passato oggi e lo dirò domani. Quindi è stato fatto un discorso molto chiaro, ti ricordo quando hanno ritto, no? Togliete due e pigliamo a quattro, i quattro nella minoranza, li avete preso, li avete contattato voi, il registro occulto ha avuto i primi contatti con questi. Pigliatevi i quattro della minoranza, cacciatene fuori due, che poi si è aggiunto pure come Sorbo Francesco, tre, quattro. Li prendiamo, tre li perdete, andiamo più, ne andiamo avanti, e questo è il discorso. Volevate fare, no. Poi non è venuto bene il tiro, e vabbè, bene per il paese, bene per noi e male per voi. Quindi non capisco che vuol dire passone tra le ruote, volevamo fare, non abbiamo fatto. Questa è la chiarezza delle cose, così stanno realmente le cose. Abbiamo fatto tanti incontri, dibattiti ai quali non avete partecipato. In quest'aula consiliare si è organizzato un incontro cosiddetto verità al quale non partecipate. Paste, non veniste, poi avete sempre rifiutato incontri, dibattiti anche in altri. Questa è la realtà delle cose. Non vi capisco questo bastone tra le ruote a cosa si riferisce. La realtà è questa, che voi volevate eliminare una parte della maggioranza che stava voi, perché era Pesa, Fardello, candidati che portano centinaia e centinaia di voti, sono Fardello, sono Pesa. No, sono benvenuti, sono cose ben accette, sono cose piacevoli, chi porta, avere candidati che portano centinaia di voti, poi si prendono i voti e poi si vogliono, allontanare le persone, tanto no, questa è una cosa scorretta da parte vostra. Io mai avrei fatto un simile, mai mi sarei comportato tanto male in una simile situazione. Questo era tutto, per rispondere brevemente così al consigliere Sarogni, che ha detto quello che ha detto. Grazie. Allora, adesso ognuno ha detto quello che ha detto. Però chiudiamo questa parentesi, non perché sarò, non, allora, rispondo, io altri, non te lo rispondo al consigliere Bucci, no, devo solo abbiamo, dire una cosa, sì, però, se voglio solo, non noi più di 30 altri, secondi abbiamo 30, 40 altri secondi. 5 punti all'ordine del giorno, 30-40 secondi dobbiamo, ma non risponderò. Io vi chiedo una cosa, vi chiedo di argomentare gli argomenti all'ordine del giorno in maniera attenta, analitica, possiamo stare pure su ogni punto un'ora, però mi dovete fare la cortesia, non dobbiamo uscire fuori tema. Ma non siamo usciti noi fuori tema, scusami, cioè, io ho risposto a quello che non dobbiamo uscire fuori tema, perché diciamo che penso che la priorità di tutti sia di soggiornare meno tempo possibile in questa sala consigliare, sì, di argomentare gli argomenti, li analizziamo nel dettaglio, però vi chiedo di rimanere inerenti all'ordine del giorno. Concordo con te, Presidente. Grazie. 30-40 secondi. Allora, stranamente concordo anche con il consigliere Bosch per la prima parte del suo intervento, tutto quello che è stato detto nella prima parte io lo concordo, motivo per il quale chi riascolterà quello che ho detto potrà percepire il fatto che io non ero polemico, ma stavo semplicemente constatando e stavo dicendo a noi si è accesa la lampadina, abbiamo riscontrato il problema, abbiamo cercato di trovare una soluzione. E il mio uscire, tra virgolette, fuori tema era in risposta a quello che ha detto il sindaco, che non c'erano agli atti attività fatte, e io ho risposto dicendo che è stato fatto A, B e C. Per quanto riguarda invece quello che diceva il consigliere Bosco nella seconda parte dell'intervento,
Non in questa fase, non in questa fase, accetto, anzi ascolto le indicazioni del Presidente, ma sicuramente nel corso del tempo ci ritorneremo e poi a quel punto analizzeremo i fatti di quello che è successo, quando ci sarà un po' più di tempo e in condizioni diverse, così ognuno, qualora ancora non avesse un'idea, se la potrà fare. Sono stato nei 40 secondi. Perfetto, passiamo alle votazioni. No, sì. Siamo al punto, questo non dobbiamo. Siamo andati. Questo non si vota, non si vota. Ci sono le votazioni, andiamo avanti. Era solo comunicazione. Abbiamo comunicato. Punto 3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 78 del 16/11/2020. Ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsioni finanziarie 2020-2021. Articolo 17, comma del decreto legislativo numero 267 del 2000. La parola all'assessore Martusciello. Sì, dobbiamo ratificare questa delibera di giunta in cui si è aumentato di 100.000 euro il capitolo inerente l'IVA che il Comune deve versare. Su richiesta del responsabile finanziario abbiamo dovuto incrementare di 100.000 euro l'importo, quindi assessato 500.000 euro. No, la parola al consigliere Di Nardo. Allora, abbiamo analizzato sia la proposta che gli allegati e è emessa una cosa, diciamo, un po' anomala, un fatto anomalo. Nel verbale numero 84 a firma del revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della giunta comunale numero 87 del 4 novembre. La giunta, la delibera è 78 del 16 novembre. Ora voglio capire, il numero 87 è della proposta, è della delibera? Che, se mi si Anna, pare... secondo me 87-78, questa sarà successa. Ma è sbagliata la data. Credo che hanno invertito. Dato che di fatto questa delibera non esiste. 87 del 4 dovrebbe essere la proposta della delibera, poi la delibera è 78 del 16. Questo voglio dire, è la, il numero 87 è della proposta, dato che non è allegata, non ho modo di controllare. No. Solitamente alla delibera. Seppur stava la delibera, non già segnato il numero di proposta. È trasformato in delibera. Bisogna prendere il bordaccio della delibera. Il segretario va a prendere un attimo la delibera. Perché io ho controllato dall'albo pretorio, però ovviamente c'è solo la delibera. No, la prova è fatta, la proposta non. Quindi no. Questo volevo capire. Non so se poi è valida. Il verbale. Nella proposta di delibera. No, tu ti fai la proposta. Che invece prende alla delibera. Certo. Ho visto, sono d'accusa di non lo fai parlare. Ce l'hai, ce l'hai con lui, sempre lui il soggetto. E dopo di un'altra parte, quella già era satura, quello spazio era saturo. Avevo due bambini a casa, quindi dovevo preparare la cena e quindi non ho potuto, però educatamente ho mandato un messaggio. Però sì, io ti ho anche invitato sul comune, servizi sociali, se ne è lì.
delibera 71. Allora, la proposta è 87 del 4/11/2020 e con quella delibera 78 è stata approvata questa proposta di deliberazione. Comunque gliela do. E... questo incremento dell'IVA dovuto a che cosa? Perché praticamente con lo split payment, dove il comune non versa più direttamente, sì, versa direttamente allo Stato, automaticamente già oggi, in base alla previsione che ha fatto il ragioniere Baccaro, si è trovata una differenza, quindi dovevamo rimpinguare questo capitolo. Abbiamo pagato di più. Abbiamo pagato di più, la giriamo. Pagate, buono, non giri per una partita di giro, quindi... Sì, no, è chiaro. Procediamo con le votazioni. Astenuti, 4, segretario come prima. Favorevoli, 8, come prima. Contrari, 0. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti, 4, come sopra. Favorevoli, 8, come sopra. E contrari, 0. Punto 4. Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore dell'avvocato Francesco Di Felice, sentenza numero 3643 del 2018, emessa il 14/12/2018 del Tribunale di Santa Maria Capovetre. La parola sempre all'assessore Martuscello. Sì, dobbiamo riconoscere 2.062 euro per diritti di esproprio. In pratica nell'anno 2000, se non vado errato, 2012, è stato occupato un terreno di proprietà di una signora e quindi erano oneri di occupazione che dovevano essere versati a questa signora e non sono stati versati. Quindi dietro sentenza del Tribunale Santa Maria siamo stati condannati al pagamento. La parola al consigliere Di Nardo. Nella proposta si fa riferimento ad un cognome, non so se si tratta di sbagliato. Quindi, io volutamente non
Non abbiamo fatto nomi. No, no, è stato un errore di trascrizione della lettera. Anche se poi sono atti pubblici. Vabbè, sì, sì, sì. Dato che sì. Poi vengono pubblicati la proprietaria, non sapevo se... Quindi li correggete dopo. Sì, 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 è un errore di battitura. Ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni. Astenuti? 4, come sopra. Favorevoli? 8, come sopra. Contrari 0. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti 4. Favorevoli 8. Contrari 0. Procediamo quindi con il quinto punto all'ordine del giorno. Sì? Sì, segretario, segnate che si allontana dall'aula l'assessore Sorbo. Riconoscimento debiti fuori bilancio a favore degli eredi Sorbo Emiliana e dell'avvocato Mariano Di Monaco, sentenza 9041 del 2019. La parola all'assessore Martuscello. Dobbiamo riconoscere un debito di 8.960 euro per un incidente avvenuto a Casapulla, via Fiume, nel 2012, per una caduta di una signora che troppo inciampata in una disconnessione stradale, ha avuto dei danni anche personali, lesioni fisiche personali, e quindi dobbiamo riconoscere questo debito. Ci sono domande? No? Una sentenza? Sì, sì, sì. Sempre su sentenza. Quindi procediamo con le votazioni. 1041 del 2019. Procediamo con le votazioni. Astenuti 4, favorevoli 7, contrari 0. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti 4, favorevoli 7, contrari 0. Procediamo con il sesto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti, rientra il vice sindaco Sorbo. Riconoscimento debiti fuori bilancio a favore dell'avvocato Francesco Picazio, decreto ingiuntivo numero 1211 del 2019, registro generale 7627 del 2019. La parola all'assessore Martuscello. Dobbiamo riconoscere questo debito di 736 euro per un'impresa di pulizia che ha fatto dei lavori al comune anno 2018 e non è stata liquidata. No, vabbè. Procediamo con le votazioni. Che cosa no? Allora, in realtà il pagamento viene fatto all'avvocato, mancava un pagamento fatto all'avvocato, noi in realtà la ditta l'abbiamo già liquidata con un precedente debito fuori bilancio, però per un mero errore non sono state pagate delle spese all'avvocato e quindi 700 euro sono di spese per l'avvocato. Procediamo con le votazioni. Astenuti 4. Favorevoli 8, contrari 0. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti 4, favorevoli 8, contrari 0. Settimo punto, riconoscimento debiti fuori bilancio a favore dell'avvocato Silvano Tozzi e del signor Giampaolo Leonetti, decreto ingiuntivo numero 580 del 2020. Registro generale 3208 del 2020. La parola all'assessore Martuscello. Qua invece abbiamo dovuto riconoscere questo debito fuori bilancio per 2823 euro a questo signor Leonetti, in qualità di praticamente il comune di Casapulla, all'epoca dei fatti socio del consorzio ASI. Questo signor Leonetti doveva avere i soldi dal consorzio ASI. Il consorzio ASI, essendo noi creditori nei confronti del consorzio, siamo stati noi obbligati al pagamento di questa. Hanno fatto una cessione del credito nei nostri confronti.
confronti. E quindi siamo stati noi dover sopperire al pagamento. Procediamo con le votazioni. Astenuti 4, favorevoli 8, contrari 0. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti 4, favorevoli 8, contrari 0. Arriviamo all'ottavo ed ultimo punto all'ordine del giorno: salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La parola all'assessore Martusciello. Sì, allora votiamo l'assestamento di bilancio che come ogni anno, fine anno, va entro... La scadenza è stata prorogata adesso al 30 novembre, ho fatto una ricognizione di quella che è la situazione finanziaria dell'ente e quindi consente di verificare le ultime, di fare le ultime verifiche sul bilancio e se c'è la necessità di apporre delle variazioni o, dei correttivi. Per quanto riguarda il bilancio che abbiamo, che è l'atto che andremo a, deliberare, le variazioni che sono state poste in essere riguardano un contributo di 43.995 euro che prevederà la manutenzione straordinaria del centro sociale e del bocciodromo, così come parte dei locali adibiti alla Proloco. Questo contributo, Sindaco, è quello là della... Questo è un contributo intercettato dal Ministero, dal Ministero degli Interni che è destinato alle attività sociali. Motivo per cui in questa fase, avendo delle necessità in quell'area, anche per quei pressi, questa prima parte di contributo l'abbiamo destinato, abbiamo pensato di destinarlo alla manutenzione straordinaria di questi due plessi. Proprio per incentivare di più le attività sociali sul territorio. Poi chiaramente questo contributo che sono riuscito a intercettare varrà anche per gli due anni successivi, quindi per tre anni successivi, per cui successivamente nel prossimo bilancio andremo a definire, a destinare la stessa somma che varrà per altri due anni, per altre attività che varranno... Sono sempre sì, sono riuscito a questi in effetti un contributo. Questi qua verranno ogni anno. Sono riuscito ad avere questi 43.000 euro all'anno per tre anni consecutivi. Questo è il lavoro che si sta facendo, che mi fa molto piacere evidenziare, che questa amministrazione sta lavorando molto sulla ricerca di tutto quello che può essere utile per la comunità Cassapollese. Oltre a questa variazione. Poi... L'altra cosa che abbiamo, mi preme evidenziare in tutto questo, noi avevamo nel bilancio previsto far installare come l'anno scorso delle luminarie sul territorio in periodo natalizio. Tenuto conto della situazione attuale, con buona parte i negozi chiusi o parzialmente chiusi per perfetto Covid, abbiamo pensato di non procedere con questa installazione, quindi non faremo nemmeno richiesta alla casa, alla Camera di Commercio di un contributo che potremmo dare. La somma che noi avevamo destinato a luminari invece la andremo a destinare a solidarietà sociale per il periodo natalizio, in aggiunta a quello che già teniamo in capitolo per poter fare questo tipo di attività. Ci sembra più doveroso fare questo e non spendere soldi per le luminarie. Sì, abbiamo la parola al consigliere Trepizzone. Allora, io volevo anche io come consigliere Salogni ringraziare il sindaco. Allora, chiedo scusa se sostituisco, se chiudiamo l'argomento, casomai se non è relativo a questo argomento, ne parliamo dopo. Procediamo con le votazioni e poi torna la parola a lui. Allora, astenuti, favorevoli 8, allora astenuti 0, favorevoli 8, contrari 4. Ti devo dire i cognomi? Ok. Votiamo anche in questo caso per l'immediata eseguibilità. Astenuti 0, favorevoli 8, contrari
4. Conclusi gli 8 punti all'ordine del giorno, la parola al consigliere Trepiccione. Allora, ripeto, come ha detto prima il consigliere Salogni, anche io volevo ringraziare il sindaco e in modo particolare volevo ringraziare il presidente del consiglio, che si è dimostrato un vero presidente del consiglio e ha mantenuto la parola data lo scorso consiglio comunale. Abbiamo affrontato in quella riunione che si è tenuta tramite una videochiamata, a cui mi dispiace, come ho detto prima, che non abbia partecipato all'assessore Adamo. Abbiamo tenuto questa riunione in cui sono stati affrontati dei temi importanti e anche si è parlato di questo capitolo previsto per quanto riguarda i fondi alle persone in difficoltà di Casa Pulla, quindi mi ha fatto piacere, insomma, partecipare. E abbiamo trattato anche il tema della scuola e temi fondamentali oggi alla luce, insomma, di questo coronavirus. Però io volevo evidenziare un'altra cosa. Allora, io dall'ultimo comunicato del sindaco tratto questo tema perché forse non è strettamente connesso con i temi trattati all'ordine del giorno, però è un tema che riguarda il Paese e quindi mi preme, insomma, trattarlo in questa sede. Nell'ultimo comunicato del sindaco ho notato che varie iniziative sono portate avanti facendo ricorso alla monetizzazione delle aree da cedere come standard urbanistici, giusto sindaco? Sì. Così ho capito per quanto riguarda l'area fitness e in calce c'è scritto anche procederemo in tal senso anche per la riqualificazione della villa comunale. Ora io la volta scorsa ho invitato l'amministrazione, il sindaco, a attingere da quei fondi o azionare quel meccanismo anche per mettere in dare decoro alla villa comunale. E il sindaco mi aveva detto che non era possibile attraverso questa procedura. Io mi sono andato a leggere il regolamento attentamente e il regolamento non vieta di utilizzare questa procedura anche per fare un restyling della villa comunale. Nello specifico volevo leggere appunto che un passo del regolamento, un articolo del regolamento in cui dice l'amministrazione inoltre in luogo della riscossione dei proventi ricavati dall'istituto della monetizzazione può procedere a acquisizione di immobili offerti dal soggetto proponente e attrezzati per funzioni pubbliche e o di interesse pubblico, realizzazione da parte del soggetto proponente di nuove opere pubbliche e o manutenzione di opere pubbliche esistenti a scomputo dell'importo derivante dalla monetizzazione. Quindi io ho capito sia dal regolamento sia dal comunicato del sindaco che è possibile procedere oggi a un restyling della villa comunale attraverso questo meccanismo della monetizzazione. Quindi volevo evidenziare solo questa cosa, insomma, che ogni tanto prendete le nostre parole come dei suggerimenti, non come delle critiche. Anche quello che ha detto prima Salogni, insomma, va nell'ottica del suggerimento, non della critica, perché noi vogliamo in un certo qual modo dare una mano in questo momento difficile all'amministrazione. E come abbiamo detto anche nella videochiamata, vogliamo dare una mano, però sempre facendo la nostra parte. La nostra parte deve essere anche quella là di sorvegliare e sollecitare l'amministrazione su alcuni temi fondamentali. Grazie. La parola al giusto un sì. Ho aspettato la chiusura perché diciamo che è fuori tema, però ho letto sempre da un comunicato del sindaco che si sta dando seguito, come dicevo prima, alla realizzazione del progetto dell'isola ecologica. Da più mesi ho sollecitazioni da parte delle associazioni, una in particolare, associazioni animaliste che operano sul territorio, per quello che sarà il problema, diciamo, collegato alla gestione del che è e che sarà collegato alla gestione del canile. Quindi se lì andrà ad essere quell'area sarà dedicata alla gestione dell'isola ecologica,
A tal proposito, sempre nell'ottica di una collaborazione, una migliore valutazione, se propongo il gruppo di minoranze, l'attuale amministrazione, invitando semmai uno o due rappresentanti di queste associazioni ad un incontro, anche non in presenza, semmai voglio dire in videochiamata, per poter conoscere e valutare quelle che potrebbero essere diciamo, idee e suggerimenti derivanti da chi è sicuramente più esperto di noi, parlo perlomeno per me, in questo settore, anche alla luce di progetti che sono già stati realizzati in altri comuni vicinori e che stanno avendo dei risultati diciamo, utili per gli amici a quattro zampe. Questo è un invito che mi auguro sia accolto. No, diciamo che noi stiamo lavorando, abbiamo già delle idee più o meno chiare. Su quello che stiamo cercando di portare avanti, anche perché andiamo avanti su quello che è il nostro programma. Allora, per quanto riguarda due cose, allora, l'articolo che a cui fa riferimento il consigliere Trepiccione chiude con la volontà dell'amministrazione, cioè con l'intenzione dell'amministrazione di portare avanti altri tipi di progetti, tra cui la Villa Comunale e la rete idrica di Viano Celle. Questo non significa, poiché si tratta di la prima parte di quel comunicato parlava della monetizzazione, non significa che quello che segue con lo stesso tipo di finanziamento. Che noi abbiamo fatto due interventi diversi. L'intervento di Via Sbarra con l'area fitness che va con la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione, e continuo a ripetere che è vero che nel regolamento si prevede la manutenzione delle opere esistenti, ma stiamo pur sempre parlando di opere di urbanizzazione. Come già ho detto l'altra volta, andare a fare il restyling della Villa Comunale significa fare l'antestyling di un arredo come arredo urbano, che è leggermente diverso delle opere di urbanizzazione. Per quanto riguarda l'isola ecologica che noi andiamo a finanziare con i residui dei mutui, è vero che la prima parte di questo progetto non prevede che venga interessata l'area che attualmente è destinata al canile comunale, per cui fino a quando non verrà realizzato un nuovo canile comunale quell'area rimarrà e probabilmente verrà sistemata, così come dovrebbe essere stato già fatto per conseguenza di una verifica dell'ASL che ha suggerito tempo fa delle modifiche. Su questo anticipo un'altra cosa, perché anche di questo andiamo a risolvere un altro annoso problema di decennale. Noi stiamo cercando di avere contatti con l'associazione Infermi e Poveri per chiudere l'annosa questione del terreno del pozzo comunale. Stiamo diventando una soluzione dove probabilmente riusciamo a togliere il contenzioso da mezzo e acquisiremo a patrimonio comunale l'intera area. Che significa? Avendo avuto quell'area in proprietà del comune, riusciamo a dargli più manutenzione ed eventualmente andremo a delocalizzare il canile comunale in quell'area. Quindi teniamo già delle idee. È ovvio che il momento in cui andavamo avanti, perché con le associazioni diciamo cinofile con la quale stiamo cercando noi di avere anche noi un contatto sereno, non un contatto aggressivo. Come loro purtroppo qualche volta ci sono questi tipi di contatti. Chiaramente nel momento in cui si partirà con un'opera si andrà certamente a contattare, a prendere esempio o avere persone che sono esperte nel campo per poter fare. Qualsiasi cosa va fatta con le persone competenti, quindi sicuramente nel momento in cui andremo a fare prendo in considerazione la proposta, ma ripeto, già nel nostro lavoro, già nella nostra intenzione portare avanti questo tipo di non vale che si possa dare un po' alla volta, purtroppo un po' alla volta, le cose si fanno un po' alla volta, stiamo cercando di fare tanto. Cercheremo anche in questo caso di attingere qualche finanziamento che possa essere regionale, nazionale, in qualche modo, come stiamo facendo, siamo alla ricerca di queste cose, visto che il bilancio comunale purtroppo non ci consente movimenti particolari, se dobbiamo aspettare che arrivi qualche finanziamento per poter fare qualcosa di questo genere. Però è nostra intenzione anche risolvere a dare una mano a queste associazioni ai nostri amici animali. No, avevo preso impegno nel senso che mi era stato chiesto, così come suppongo abbiano chiesto anche all'amministrazione,
però io ritengo che anche solo ascoltare o confrontarsi con questo, anche prima della che potrebbe realizzarsi l'acquisizione di quest'area tra un anno, sei mesi, due anni, no? Però prima, per avere un quadro un po' più chiaro, secondo me ci si potrebbe confrontare, ascoltare. Io mi sono già sentito con una rappresentante, la quale purtroppo per lei è soggetta a virus, quindi anche per non appesantire la discussione in questo periodo, che per lei sarà un po' particolare, stavo aspettando che finisse questo, per lei questo periodo particolare, per poi avere la possibilità di poter parlare o in presenza o in qualche altro modo per approdare l'argomento. Io vorrei dire solo una cosa, secondo me, anche perché ho avuto anche il parere di qualche tecnico, lo so che il sindaco è un tecnico, e quindi secondo me si può utilizzare il regolamento per fare degli interventi in villa comunale, però a prescindere da questo, mettiamo che ho torto, a prescindere da questo mettiamo mano alla villa comunale, perché veramente stai in una condizione di indecenza, anche per, lo so che adesso è chiuso, quindi approfittiamone oggi che è chiuso, in maniera tale che quando sarà riaperta sarà fruibile e sarà diciamo al servizio di tutti. Questo a prescindere da tutto il regolamento, lasciamo stare, allora, non è una critica per l'amministrazione, no, non è una critica, non c'entra niente, però mettiamo mano alla villa comunale, perché veramente cioè, ci piange il cuore a noi casapollesi vedere la villa in quelle condizioni, quindi Purtroppo questa è un'altra cosa annosa che abbiamo ereditato. Purtroppo la situazione della villa sta passata. Io voglio soltanto, in virtù anche di quello che si è detto prima, vorrei chiudere un po' anche l'argomento del passato. Cioè, è vero che il passato serve per capire il futuro. La storia della passata amministrazione, oggi come oggi, ci interessa relativamente, nel senso che fa parte della storia di Casapollese, va vissuta, però è stata vissuta, è stata chiusa ed è andata avanti. Oggi c'è un'amministrazione diversa, che evidentemente i cittadini di Casapulla hanno voluto provare. Non hanno, se ci fosse stata tutta una serie di situazioni particolari, probabilmente oggi il casapollese avrebbero deciso in modo diverso. Hanno deciso per una nuova amministrazione, hanno dato credito a questa nuova amministrazione, per cui quando si parla del passato mi fa piacere parlarne, però non è, molte volte è fuori luogo per quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo pensare soltanto semplicemente di come amministrazione andare avanti. Voi ovviamente dovete fare nel vostro ruolo, ci dovete bacchettare se sbagliamo, ci dovete, siamo come avete fatto in questo momento in qualche occasione, anche farci il complimento se facciamo qualcosa di positivo, ma è chiaro che noi non facciamo per essere belli o per essere brutti, lo facciamo per il comune di Casapulla, per i casapullesi, e prendiamo, per cui prendiamo buono con qualsiasi vostra proposta e qualsiasi vostro suggerimento. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e cerchiamo di portarlo avanti in modo da riuscire a essere un po' più sereni in quello. Poi gli altri aspetti politici, eccetera, li andiamo a discutere in altra sede, li andiamo a discutere in altri fatti. Per cui presumo, per chiedo che quando faremo il Consiglio Comunale di attenerci ai fatti e, ripeto, a quello che noi andiamo a proporre come amministrazione e quello che voi potreste proporre o potreste suggerire come minoranza. Detto ciò, sono le 12.30 e dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale. Buon appetito e buona domenica a tutti. Ciao, Sabrina. Ciao.